Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con BB Craft. Andremo a creare una chiappa sogni in resina epossidica. Questo è lo stampo che andrò ad utilizzare, questo è il codice e all'interno di questo set è presente ovviamente lo stampo per creare la chiappa sogni. Vedete, sotto ci sono anche le piume, una farfalla grande, una farfallina piccola, un fiore, quindi ci sono davvero tantissimi elementi particolari per andare a impreziosire il nostro acchiappa sogni. E poi inoltre ci sono anche i perni, questi qui a vite, per poter agganciare le varie cosine. Ci sono i proteggidita, le pipette e poi ovviamente anche gli anellini. Adesso ovviamente andrò a miscelare la resina. Come resina ho scelto una resina epossidica e andrò ad utilizzare quella lì della Resin Pro, dove il rapporto è di 10 di A e 6 di B. Quindi vado a miscelare la resina, ovviamente andrò a realizzare della resina in più perché dopo andrò a fare un'altra colata di resina, e quindi all'incirca credo di fare 30 grammi di A e 18 di B, quindi a tra poco. Ed ecco qua, adesso vado a girare lentamente per 5 minuti. Rieccomi, la resina è pronta e ho scelto anche i 4 colori da utilizzare. Questo è un bellissimo blu, un viola, giallo e fucsia. Ovviamente adesso vado a prendere delle coppettine, queste qui piccole in silicone, e vado a creare i miei 4 colori. Eccomi, ho preparato appunto i 4 colori, il giallo, il blu, il fucsia e il viola, e lo stampo, come vedete, l'ho appoggiato su un coperchio di una scatola in modo che dopo posso tranquillamente spostarlo senza fare danni. E iniziamo adesso con la parte centrale della chiappa sogni e partiamo appunto con il colore giallo. Lo metto centrale. Rieccomi, come avete visto i colori sono scivolati verso questa direzione, quindi ho preferito mischiare il tutto e creare questa sorta di lilla molto tenue, che sinceramente non mi dispiace. E adesso magari vado ad aggiungere un altro po' di colore per creare un po', giusto così, quel colore qua e là, in modo da fare tipo questa sorta di spiralina. Ok, rieccomi, questo è il risultato. Come vedete, la parte sotto ho realizzato dei colori un po' più accesi, un po' più vivi, per rendere il tutto ancora più colorato e carino, perché la parte sopra, come vedete, è solo lilla e un pochettino di azzurro, e poi la parte centrale che è gialla, quindi ho usato per quanto riguarda le piume, sperando che il risultato sia carino. Attendiamo la catalisi. Rieccomi, le creazioni si sono appunto catalizzate, adesso andiamo a scoprire il tutto. Tolgo il coperchio, ecco qua, parto con questo centrale. Ed eccolo qua, ovviamente devo togliere l'eccesso, che poi l'eccesso è anche una mezza libellula. Quindi andrò a rifinire questa parte qui. Peccato che il giallo si vede di più sul retro che non sul davanti. Ok, poi andiamo a vedere questi altri. Ok, questo pure è uscito carino.
Questo pure è carino. Vediamo il cuoricino. Questo pure è carino, carino. Vediamo questi giù. Poi c'è questo, che è un fiorellino. Una farfallina. Un fiore. Ovviamente bisogna tutti quanti limarli per bene. Poi c'è, qui c'è un altro cuoricino. C'è questa farfalla grande. È uscita molto carina. E poi vediamo le piume. C'è questa. Sul retro i colori sono più vividi. Poi c'è questa qui. Ed infine questa grande. Questa grande è uscita molto molto carina. Poi ovviamente questi si possono anche rifinire con i colori, quelli lì color ink. Adesso ovviamente devo rifinire i vari elementi e capire come andare ad assemblare il tutto. Io pensavo di fare una cosa del genere all'incirca, limite andare ad incollare qui con la Resin OV qualche elemento in questo modo, in modo da dare un po' di colore anche sulla parte sopra della lavorazione. Al limite aggiungere anche questa, no, magari questa aggiungerla sotto qui. Rieccomi, ho limato questa parte qui con il trapanino e con una lima e questo è il risultato. Adesso vado a collegare tutti gli elementi, ovviamente con gli anellini e con i gancetti a vite e utilizzando sempre il trapanino. Quindi adesso vi lascio alle immagini.
Rieccomi, questo è il risultato finale. Alla fine qui in alto ho aggiunto un perno a vite e ho collegato questo chiodino con questa piccola sfera da 6 mm e ho aggiunto anche questo sonagliino dorato. Come l'accetto, ho preferito aggiungere questo filo di nylon in modo che è trasparente e posso collegarlo dove voglio. Infatti sto pensando di aggiungerlo in camera dove ho una mensolina e posso tranquillamente agganciarlo nella parte finale della mensolina e aggiungere appunto questa acchiappasogni. Nel centrale ho aggiunto questo fiorellino con la resina UV. Per quanto riguarda la parte in basso, ho preferito fare 4 fori con questi anellini sempre in alluminio colorati. Invece, per quanto riguarda la farfalla, l'ho collegata in questo modo, vedete? Qui ho aggiunto 3 anellini e ho collegato la farfalla al cerchio. Invece qui ho aggiunto una sfera con il chiodino e poi collegandola appunto all'anellino. Invece per quanto riguarda i laterali, ho aggiunto l'anellino, il chiodino con la perlina e poi la piuma. Invece per quanto riguarda la parte centrale, ho aggiunto anche un altro sonaglietto qui per aggiungere appunto la piuma, questa qui grande. E questo è il risultato finale. Ovviamente adesso ve lo mostro anche all'opera, non fate caso a tutto il caos che mi circonda. Cosa ne pensate? Vi lascio alle immagini. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Un bacio, ciao!